Una trentenne investe un'anziana sulle strisce pedonali e cerca di far perdere le proprie tracce. È accaduto in Corsa Italia a Ragusa. La donna è stata trovata nel giro di poco tempo. A Modica, giovanissimi scooter speronati e aggrediti da una coppia di coniugi che non hanno sopportato le loro lamentele. I due ragazzi avevano fatto notare l'eccessivo gas di scarico rilasciato dall'auto. Solo 3 medici per il reparto di pediatria a Modica, una situazione che provoca disagi e un surplus di lavoro per il personale sanitario che cerca di garantire servizi ma non senza difficoltà. Ad Ragusa cresce il fenomeno del randagismo, sempre più branchi di cani si aggirano per la città, la denuncia arriva dal laboratorio 2.0 che chiede l'intervento dell'amministrazione. Ricomincia la scuola, ma non per tutti, anche quest'anno si registrano difficoltà per l'avvio dei servizi dedicati ai diversamente abili, a lanciare l'allarme l'associazione Pro Diritti H. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Canale 74. Iniziamo questo DG con la cronaca e con un episodio che si è registrato a Ragusa, dove una ragazza trentenne, una giovane trentenne, ha investito un'anziana di 87 anni sulle strisce pedonali in Corsa Italia e poi ha fatto perdere le proprie tracce. Per gli agenti non c'è voluto molto a trovare poi la donna, grazie anche all'aiuto dei testimoni e delle telecamere di videosorveglianza. Sentiamo. Ha investito una donna anziana di 87 anni che transitava sulle strisce pedonali e senza fermarsi a prestare soccorso si è data alla fuga. Il suo piano però è fallito nel giro di pochi minuti, il tempo che gli uomini della squadra volanti sono riusciti ad individuare l'autovettura e incastrarla. Il pirata della strada è una donna della provincia di Ragusa, risultata negativa agli accertamenti sull'assunzione di sostanze alcoliche, che era alla guida di una utilità che presentava regolare copertura assicurativa. I fatti si sono svolti venerdì pomeriggio quando alla centrale operativa della questura è giunta la richiesta di intervento per un incidente avvenuto nella centralissima Corso Italia con l'autovettura responsabile che si era data alla fuga. Subito sul posto i poliziotti dell'ufficio volanti hanno soccorso l'anziana donna che era stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata immediatamente presso il pronto soccorso dal personale medico, dove sottoposta a tutti gli accertamenti è stata successivamente dimessa fortunatamente con una prognosi di solo 8 giorni. Immediate sono partite le indagini condotte dagli uomini diretti dal commissario capo Filiberto Fracchiolla. Sul posto è stato sentito un testimone che ha dato le prime dettagliate descrizioni dell'autovettura che dopo l'impatto con la donna non aveva prestato l'assistenza del caso, dandosi alla fuga in direzione Ragusa Ibla. Fondamentale è stato poi il contributo fornito da una telecamera di videosorveglianza che ha dato immediato riscontro sul modello e colore dell'auto incriminata che nella stessa ora dell'incidente era stata ripresa mentre percorreva proprio il Corso Italia. Gli agenti delle volanti hanno iniziato subito una ricerca a tappeto su tutta la zona di possibile fuga, fin tanto che a Ragusa Ibla hanno individuato un'auto che per modello e colore corrispondeva a quella da ricercare. L'intuito degli agenti è stato confermato da una ammaccatura che la stessa auto presentava all'altezza del paraurti e compatibile con l'impatto con la malcapitata. L'utilitaria, trovata aperta e senza il conducente, si presentava inoltre con il vano motore ancora caldo. L'autista evidentemente aveva avuto fretta di abbandonare l'auto. Gli ulteriori accertamenti condotti sul posto hanno poi permesso ai poliziotti di rintracciare la donna che era alla guida dell'auto. La stessa, dopo una prima fase di stupore, ha iniziato ad ammettere di essere transitata in quella strada a quell'ora, senza rendersi conto di quanto fosse accaduto alla donna che era stata colpita proprio dalla sua autovettura, cadendo rovinosamente sull'asfalto. La giovane donna, trentenne, è stata accompagnata presso gli uffici della questura di Ragusa, dove al termine degli ulteriori accertamenti è stata deferita all'autorità giudiziaria con l'accusa di fuga in caso di incidente con danno alle persone, reato che comporta la pena della reclusione fino a 3 anni. E si arricchisce sempre di maggiori particolari la vicenda accaduta in via Vittorio Veneto a Modica, dove marito e moglie hanno aggredito due giovanissimi in scooter. I particolari nel servizio.
I fatti risalgono a diversi giorni fa, ma la notizia è uscita in queste ultime ore. Due giovanissimi in scooter inseguiti, speronati e aggrediti da marito e moglie solo per essersi lamentati dei gas di scarico dell'auto sulla quale viaggiavano i coniugi. Protagonisti, loro malgrado dell'aggressione, un 18enne e una minorenne che stavano percorrendo via Vittorio Veneto a Modica in sella ad uno scooter. Erano in fila con altri veicoli dietro ad un'auto il cui conducente continuava a dare gas al motore. Disturbati dai gas di scarico del veicolo, i due giovani hanno cercato di superare il mezzo che li precedeva. Quando ci sono riusciti, il 18enne alla guida dello scooter si è avvicinato al finestrino dell'auto, facendo rilevare al conducente l'inutilità di pigiare insistentemente sull'acceleratore. Questa lamentela evidentemente non è andata giù all'automobilista che ha inseguito lo scooter lungo via Vittorio Veneto e fino a viale Medaglia d'Oro, dove al momento opportuno lo ha stretto con la fiancata dell'auto, speronandolo e facendolo cadere a terra. A questo punto l'auto avrebbe costato, la moglie del conducente avrebbe iniziato ad aggredire la ragazza minorenne, quindi sarebbe sceso anche l'automobilista che a sua volta avrebbe colpito con pugni alla testa lo scooterista che per sua fortuna indossava il casco. La ragazzina dal canto suo è riuscita a divincolarsi dalla donna rifugiandosi all'interno di un locale pubblico nelle vicinanze. Per fortuna in quel frangente è transitata una volante del commissariato. Gli aggressori, pensando che qualcuno avesse chiamato la polizia e che dunque la pattuglia non fosse lì per caso, sono risaliti in auto e si sono allontanati. Il 18enne ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sull'accaduto la polizia ha trasmesso gli atti in procura. E rimaniamo sempre a Modica, ma ci occupiamo adesso di sanità. Solo 3 medici per il reparto di pediatria nel maggiore di Modica. Una situazione che provoca disagi e un surplus di lavoro per il personale sanitario che cerca di garantire servizi, ma non senza difficoltà. Situazione paradossale quella che stanno vivendo i medici di pediatria e neonatologia all'ospedale maggiore di Modica. Nell'ultimo periodo a gestire il reparto, la sala parto con i nuovi nati e le consulenze al pronto soccorso sono rimasti solo 3 medici. È questo quello che sta accadendo nel nosocomio della Contea. E pur di garantire la funzionalità dei servizi, i pediatri in forza stanno esercitando dei turni massacranti. La divisione di pediatria dell'ospedale maggiore di Modica ha un bacino d'utenza molto ampio, che comprende tutto il circondario e supera anche i confini della provincia Eblea, e non solo, visto che gestisce anche l'arrivo dei piccoli migranti sbarcati. L'organico però è fortemente carente. Di 7 medici che dovrebbero completare la rosa dei sanitari in servizio, solo 3 sono operativi. E non c'è nemmeno un primario a dirigerli. L'incarico è stato assegnato temporaneamente ad interim al dottor Giaccone, primario della neonatologia di Ragusa, che quindi non è un turnista. Gli altri 4 medici sono rispettivamente due in aspettativa, uno in congedo e uno in maternità. La pianta organica prevede 7 dirigenti medici per poter garantire la guardia attiva in un punto nascita con la presenza del medico H24. Ad oggi però questo non si può più garantire. Con tale organico il pediatra di turno in reparto è solo uno, mentre un altro è reperibile per eventuali trasferimenti in altre strutture. Qualora si rendesse necessario eseguire un trasferimento di mattina, il reparto di pediatria e la sala parto resterebbero sprovvisti del pediatra stesso. Inoltre, il medico di turno dovrà far fronte alle urgenze inviate dal pronto soccorso, ai ricoverati in reparto di pediatria e ai neonati in ostetricia, e dovrà assistere ai parti, lasciando in tal caso scoperto il reparto per eventuali urgenza. E tutto questo senza i riposi adeguati prescritti dalla legge. Perciò, per poterla mantenere la pediatria viva, gli attuali medici in servizio garantiscono la loro presenza fisica la mattina e il pomeriggio, ma rimangono in reperibilità la notte e i festivi. In più si aggiunge anche la paradossale vicenda di un avviso pubblico espletato a luglio dall'ASP per il reperimento di nuove risorse pediatriche, che ha visto l'assegnazione di incarichi ad un pediatra e una neonatologa, che però alla fine sono stati destinati al Maria Paterno Arezzo di Ragusa, nonostante i reparti Blay non avessero necessità impellenti di ampliamento del proprio organico. Anche per questo e non solo, i medici superstiti hanno scritto in quest'ultimo periodo a tutti i dirigenti del comparto sanitario e amministrativo, fino ad arrivare al nuovo commissario dell'ASP 7, Lucio Ficarra, lamentando la carenza di medici turnisti a Modica e chiedendo una soluzione del problema che sia più celere possibile, rimarcando a più riprese la mancata assegnazione dei neospecializzati. Ci si interroga proprio su queste due nuove unità pediatriche in forza presso l'ASP Iblea dal 1 agosto e sulla motivazione che ha spinto l'ex direttore generale ad assegnarle a Ragusa. Così
Così facendo, mentre a Modica, dove si opera sia assistenza pediatrica che neonatale, per poter avere 7 giorni consecutivi di congedo estivo bisogna fare turni massacranti, gli omologhi ragusani invece possono godere tranquillamente di 15-20 giorni di ferie estive. La situazione si è ulteriormente incancrenita anche perché il reggente ad interim dell'unità operativa di pediatria modicana non ha attivato nessun ordine di servizio per spostare temporaneamente anche solo un medico da Ragusa a Modica, facendo così regredire il servizio di pediatria, dove si è passati da una guardia attiva H24 ad una reperibilità notturna e festiva, sguarnendo di fatto di un importante servizio l'ospedale e la città di Modica. E riguardo la notizia che abbiamo dato ieri sulla sentenza del giudice di pace di Ragusa che di fatto ha annullato un verbale elevato dalla Polizia di Stato ai danni di un automobilista per eccesso di velocità, quest'ultimo invece aveva poi evocato lo stato di necessità perché stava correndo dalla figlia in ospedale, abbiamo sentito il legale dell'automobilista. L'intervista l'ha realizzata Piero Burugano. È una vicenda in cui è stato messo a dura prova il principio di affidamento che il cittadino ripone nei confronti delle istituzioni. Il mio assistito è stato fermato dalla polizia stradale di Ragusa mentre percorreva la Ragusa Mare da Marina verso Ragusa, poiché si stava recando all'ospedale di Ragusa dove era stata ricoverata in gravi condizioni la figlia. Tra l'altro aveva fatto presente ai poliziotti che aveva violato i limiti di velocità ed effettuato un sorpasso proprio con documentazione medica che comprovava lo stato di necessità. È evidente che in un caso del genere non si risponde della violazione commessa, proprio perché la legge ribadisce che lo stato di necessità esclude la colpevolezza. Ma a maggior ragione, a prescindere di ciò, a prescindere comunque dalla norma, anche per mero buonsenso, i poliziotti avrebbero dovuto capire la situazione e procedere diversamente. Fondamentalmente, quindi, quello che è mancato è veramente il buonsenso in questa storia. Sì, la questura di Ragusa è tutta l'estate che ripete di esserci sempre, ciò ben venga, però a mio avviso bisogna esserci nel modo giusto, perché comportamenti del genere non fanno altro che distruggere il principio di fiducia che il cittadino, come dicevo prima, ripone nei confronti dell'istituzione, anche se in questo caso doverosamente è stato ripristinato detto principio dalla sentenza della magistratura che ha dichiarato illegittimi tutti gli atti della Polizia di Stato e restituito la patente al mio assistito. In ogni caso la cosa più importante comunque è che la bimba sta bene ed è fuori pericolo. Ovviamente è una vicenda particolare perché andiamo ad analizzare un po' i contorni, nel senso che se invece il lieto fine non ci fosse stato, insomma, sicuramente la vicenda sarebbe cambiata. Ma sicuramente si sarebbe verificato il fatto che un cittadino avrebbe ritenuto di aver subito un sopruso e quindi avrebbe naturalmente anche maturato una sorta di rancore nei confronti delle istituzioni, minando appunto quel rapporto tra cittadino e Stato che proprio in questo particolare periodo storico risulta essere particolarmente labile. E quindi io invito gli operatori di polizia, le istituzioni in quanto tale, a mostrare sempre buonsenso nell'affrontare le situazioni nei confronti dei cittadini, per mantenere appunto questo rapporto di fiducia che è alla base del rapporto tra cittadino e Stato. Il suo assistito chiederà risarcimento? Stiamo valutando, non era a suo interesse quello di chiedere un risarcimento, ha fatto più che altro una battaglia di principio, una battaglia appunto per affermare che il suo comportamento era determinato proprio da uno stato di necessità piuttosto che da un mero comportamento atto a violare le regole del codice della strada, quindi valuteremo. A Scicli continua l'opera di manutenzione delle strade principali cittadine dopo tanti anni di incuria. Si tratta del terzo intervento strutturale in 7 mesi all'interno di un piano che ha riguardato i principali assi viari, cui si è accompagnata un'azione sistemica di riparazione delle buche in tutta la rete stradale. Sono iniziati ieri i lavori di manutenzione di alcuni tratti di via Colombo, via Mentana, via Saffi, via Cirea, via Achille Grandi, via Paganini, via Delilà e corso Garibaldi. A darne l'annuncio il sindaco Giannone e l'assessore Carpino. L'importo dei lavori è di 134.000 euro.
Cambiamo argomento e ci spostiamo adesso a Ragusa, dove cresce il fenomeno del randagismo. La denuncia arriva dal laboratorio 2.0 che chiede all'amministrazione di intervenire in merito. I branchi di cani nella parte alta di Ragusa continuano ad aumentare, mettendo in pericolo sia i passanti che gli automobilisti. Di notte è un continuum di cani che abbaiano e di giorno si ha paura di uscire. Ad incrementare il numero dei cani anche i casi di abbandono durante il periodo estivo. Questo nonostante gli appelli delle associazioni animaliste e gli spot televisivi. L'abbandono è una piaga sociale che rappresenta la principale causa del randagismo, che provoca gravi conseguenze dal punto di vista sanitario, igienico e sociale. A Ragusa siamo quindi di fronte ad una situazione di emergenza randagismo. Già questo lunedì moltissimi sono stati gli automobilisti che hanno visto un branco composto da una decina di cani in contrada Tabuna e lo stesso può muoversi in contrada Selvaggio e stazionare la rotatoria tra la zona artigianale e la industriale, crocevia importantissimo della città. Una condizione di pericolo, spiegano i componenti del laboratorio 2.0, perché al di là del conoscere quanto sono aggressivi o meno questi randagi, non c'è dubbio che branche di tali dimensioni, a spasso in mezzo ad aree dove c'è un'alta densità di traffico, rappresentano un doppio pericolo. Ad aggravare la situazione, continuano, c'è da considerare che proprio in questi giorni è terminato il periodo di affidamento del servizio di cattura e custodia dei randagi della nostra città, che a ben vedere sembra aver prodotto pochi o scarsi risultati. Quel che ci preme, concludono, è che venga fatto un serio lavoro di mappatura dei branchi presenti, cattura e sterilizzazione delle femmine, ricovero e cura degli esemplari malati e cattura di quelli pericolosi. Il comune di Ragusa ha già impegnato somme importanti in questo settore, con l'ex assessore Stefania Campo prima e con l'assessore Nella Disco ora. Tutti quei soldi spesi solo per essere minacciati da branchi di randagi? Speriamo non si debba attendere la prossima amministrazione per avere un servizio come si deve. Ricomincia la scuola, ma non per tutti. Anche quest'anno infatti si registrano difficoltà per l'avvio dei servizi dedicati ai diversamente abili. A lanciare l'allarme l'associazione Pro Diritti H. Nel corso di questa settimana prenderanno avvio le lezioni scolastiche, ma come ogni anno, non a tutti gli studenti sarà immediatamente garantito il diritto all'istruzione al pari di ogni altro. Sembra assurdo che il diritto allo studio ed all'inclusione scolastica, particolarmente importanti per gli alunni con disabilità, nonostante siano diritti costituzionalmente garantiti, nella pratica siano ancora privilegi che devono essere elargiti o gentilmente concessi, quando invece questi alunni e le loro famiglie potrebbero chiederli a gran voce e pretenderli. A comunicarci lo stato del relativo avvio dei servizi, Salvatrice Cilia, presidente del Pro Diritti H, a seguito dell'incontro tenutosi in provincia con il dirigente dottor Falconieri lo scorso 8 settembre. Molto probabilmente i servizi scolastici di trasporto e di assistenza rivolti alle persone con disabilità, frequentanti gli istituti di istruzione superiore ricadenti sul territorio provinciale, sarà avviato non prima del 18 settembre a causa del ritardo negli incontri alla Regione, indispensabili per la definizione delle assegnazioni dei fondi e dal conseguente ritardo nell'impegno al trasferimento dei predetti fondi. Il Pro Diritti H prende comunque atto che gli uffici nella nostra provincia hanno ben lavorato e sarebbero stati pronti per il normale avvio del servizio se gli incontri regionali fossero stati calendarizzati in tempo utile. Bentrovati con la seconda parte del TG di Canale 74. Apriamo questa seconda parte con un'iniziativa che si terrà domenica prossima a Comiso, una giornata dedicata ai mutilati e agli invalidi del lavoro. L'iniziativa, promossa da Animil, è finalizzata a puntare l'attenzione sulla tematica. 3.000 mutilati ed invalidi del lavoro sono quelli presenti nel Ragusano, di questi circa 1.600 sono associati all'ANMIL Onlus, l'associazione nazionale presente a livello territoriale con una propria sede. A loro è dedicata la giornata territoriale dell'Ebrea per le vittime degli incidenti sul lavoro in programma domenica prossima, 17 settembre, a Comiso. Il momento promosso dalla sede territoriale dell'associazione fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro anticipa le commemorazioni della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro in programma domenica 8 ottobre, così come in tutta Italia, anche a Ragusa.
Cambiamo la storia, investiamo in sicurezza, diamo valore alla vita. Questo è il claim scelto in occasione della manifestazione di domenica che contempla alle 17.30 il raduno di fronte al comune di Comiso in piazza Fonte Diana e alle 18 la Santa Messa nel Duomo di Santa Maria delle Stelle. Alle 19 ci sarà poi un momento istituzionale con la deposizione di una corona dall'oro al monumento ai caduti nel cortile antistante il Castello Aragonese. Il presidente territoriale ANMIL Ragusa, Maria Agnello, fornisce una specifica chiave di lettura all'appuntamento. Lo spirito della giornata, dice, è rimasto invariato in oltre mezzo secolo, sebbene si sia arricchito di nuove legittime istanze. Oggi costituisce un doveroso momento di riflessione sul sacrificio di chi ha perso la vita nello svolgimento della sua professione, nonché un'occasione per rivendicare la centralità dei diritti di ogni lavoratore. La giornata vuole essere prima di tutto un momento di incontro tra le forze vitali della società, per non dimenticare ad esempio che negli ultimi 5 anni in Italia si sono verificate oltre 5 milioni di infortuni sul lavoro che hanno provocato quasi 200.000 invalidità permanenti ed oltre 7.000 morti e per sottolineare una volta di più che uno Stato civile non può permettere che si creino situazioni discriminanti tra i cittadini, ma deve anzi operare perché qualsiasi barriera venga eliminata e l'handicap esiste soprattutto in relazione alle difficoltà che un disabile incontra tenta a scomparire. E tra le difficoltà c'è anche quella dell'inserimento lavorativo. Ecco perché, dice la presidente ANMIL, la formazione e l'avviamento del lavoro sono aspetti di fondamentale importanza che come ANMIL abbiamo sposato e che stiamo cercando di attuare al meglio, visto che siamo accreditate alla regione come agenzia del lavoro ed ente di formazione. A 56 anni dalla sua nascita, la Pantera storica della Polizia di Stato, l'Alfa Romeo 2000 Sprint, ha ricevuto il premio Eleganza dal Veteran Car Club di Ragusa, il servizio di Maria Concetta Damo. Domenica 10 settembre a Marina di Ragusa, la Pantera storica della Polizia di Stato, l'Alfa Romeo 2000 Sprint del 1961, ha ricevuto il premio Eleganza durante la 22esima manifestazione Autogiro della provincia di Ragusa, organizzata dalla Veteran Car Club di Ragusa. L'organizzazione, che è stata fondata nel 1991 ad opera di un gruppo di appassionati d'auto d'epoca, è riconosciuta dall'Automotoclub storico italiano, continua a portare avanti la propria scommessa, quella della valorizzazione dei veicoli d'epoca mediante raduni, manifestazioni di regolarità e mostre. In primo piano dunque la passione, quella vera, per pistoni e carburanti, bielle e cilindri. Un battito emozionale che si è fatto sentire lungo le strade della provincia di Ragusa, in occasione di un appuntamento che col passare degli anni acquisisce sempre maggior fascino. Tra i partecipanti, altre 82 vetture e nastri di partenza, la maggior parte delle quali immatricolate prima del 1945. L'Alfa Romeo, a 56 anni dunque, portati splendidamente con tenacia ed eleganza, è riuscito a superare le altre autovetture in gara. È andata in archivio, afferma il presidente del Veteran Car Club Ibleo, Antonino Provenzale. Una delle edizioni più animate e straordinarie di sempre. Nel corso della manifestazione si è potuto apprezzare la numerosa presenza di pubblico, non soltanto adulti ma anche piccini, che sono rimasti colpiti ed affascinati nel vedere la bellezza dell'Alfa Romeo. Domani giornata dedicata alla SEPS, iniziative in tutto il territorio nazionale e quindi anche in provincia di Ragusa. In particolare l'ASPE ha organizzato dei banchetti informativi al Cruzzardi di Vittoria. Sentiamo. L'Unione Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Guzzardi, diretta dal dottor Mario Latona di Vittoria, ha aderito all'iniziativa promossa dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva alla giornata della Sepsi, allestendo domani dalle ore 8 alle ore 20 un banchetto espositivo all'ingresso dell'ospedale. Scopo dell'iniziativa è quello di promuovere la conoscenza di tale fenomeno con brochure e materiale divulgativo e con la compilazione di un questionario da distribuire all'utenza che verrà poi riconosciuto consegnato a SIARTI a fini statistici e come risultato dell'adesione. La sepsi è una seria minaccia per la vita e si verifica quando la risposta infiammatoria dell'organismo ad un'infezione danneggia gli stessi tessuti e organi dell'ospite. La risposta infiammatoria può portare a shock, insufficienza multipla d'organo e morte, specialmente se non diagnosticata precocemente e trattata tempestivamente. In Italia diverse sono le iniziative su base regionale e locale che hanno già messo in atto
programmi di educazione e implementazione delle linee guida per il trattamento della sepsi nella pratica clinica. Questi progetti hanno determinato nei diversi dipartimenti ospedalieri l'aumento della conoscenza del fenomeno sepsi e quindi il riconoscimento precoce del paziente con conseguente miglioramento del trattamento. Bene, questa era l'ultima notizia. Prima di chiudere vi ricordo che potete seguirci anche in streaming sul sito www.canale74.it o sui nostri canali social Facebook e YouTube, dove potete vedere anche i singoli servizi. Grazie per averci seguito, arrivederci.